Ciao! Ciao! Allora, oggi siamo qui per? Per fare un'anteprima. Un'anteprima importante. Sì, cosa? Andremo a fare l'anteprima di un gioco che potrete vedere soltanto dal Modena Play. Sarà disponibile per le vendite alla fiera. Il gioco in questione, non ci giriamo tanto attorno, è? Boss Monster. La prima espansione. La rivincita degli eroi. Questo gioco ci è stato dato in anteprima dalla Fever Games, ringraziamo soprattutto loro che ci hanno dato questa possibilità. Io come al solito ho fatto la faccia tosta e gliel'ho chiesto, mira per favore. No, so pure. Questa diciamo anteprima bug unboxing sarà un po' diversa dalle altre. Mentre andremo a fare delle considerazioni del gioco, di quello che abbiamo trovato aprendolo, vi faremo vedere delle immagini generali. Sì, perché è veramente molto semplice da spiegare. Esatto. Ed è veloce. Veloce. Possiamo subito vedere che la grafica della scatola è veramente molto bella. Come abbiamo visto già dal gioco base, che riprendeva i giochi in 64 bit. Esatto. Ha mantenuto, diciamo, la sua peculiarità sui retro games, tanto da far uscire la scatola dell'espansione come la cartuccia dei vecchi giochi di Nintendo. Anche possiamo trovare molte cose che sono molto simili alle cartucce. Il nome di lato, il nome del gioco Super Mario, che sta fuori di quella sita Nintendo, invece trova una sita espansione. La coccarda dorata, quella in basso, che stava di solito decimo anniversario Nintendo, invece qua troviamo il numero delle componenti dell'espansione. E niente, la grafica sembra 64 bit, come è sempre stato anche del retro games di cui vi ho parlato prima. Andiamo subito a vedere cosa contiene. Diciamo che il gioco contiene due nuove stanze, no, quattro nuove stanze, quattro nuove stanze avanzate, due nuovi incantesimi, sì, e 20 nuove carte oggetto. La Fever Games ci ha mandato anche a parte una carta oggetto speciale, penso promozionale, o penso anche voi troverete a Modena, una nuova stanza, sì, e un nuovo incantesimo. Vi domanderete subito a cosa servono queste carte oggetto, come funzionano, come interagiscono con il gioco base. Le nuove carte oggetto vengono messe durante la preparazione a fianco al mazzo, verrà rivelata una carta oggetto ogni turno e verrà messa nel villaggio. La carta oggetto verrà assegnata all'eroe, al primo eroe che verrà rivelato o al più vecchio eroe presente nel villaggio. Sì. Un eroe può avere soltanto un oggetto, una volta che gli viene assegnato può avere soltanto quello. E gli eroi, ovviamente ci sono gli eroi con la stella, a cui però non possono essere assegnati carte oggetto. Una volta che abbiamo piazzato l'oggetto all'eroe, dobbiamo mettere la carta oggetto sotto all'eroe, rendendo visibile soltanto il potere eroe. L'eroe così acquisisce questo potere fino a quando non verrà sconfitto. Qual è la cosa bella di queste carte oggetto? È che nel momento in cui andrete a sconfiggere l'eroe con questa carta oggetto, voi andrete a guadagnare il potere boss descritto sulla carta. Si potrà avere soltanto, almeno se abbiamo capito bene, si potrà avere soltanto una carta oggetto, un potere boss alla volta. I poteri boss, sempre se abbiamo capito bene, sono usa e getta, cioè una volta usati si girano e se ne potranno acquisire altri durante i turni successivi. Facendo così, diciamo, è stata bilanciata la cosa tra eroi e boss. Sì. Rendendo ancora più unico il vostro boss e rendendo ancora più unici questi eroi. Chiaramente se l'eroe che ha questo oggetto non viene sconfitto, prenderete quei danni, i soliti danni dall'eroe, e andrete a scartare l'oggetto senza poter usufruire del potere. La cosa bella di questa nuova espansione, ammetto, parlo da uno che non ha il gioco base qui a casa, ce l'hanno tutti i miei amici, ecco perché non l'ho comprato. Tranne te. Il gioco in questione, l'espansione, guardando un attimino queste 20 carte, ogni singola carta ha un riferimento a qualche film famoso, qualche serie TV, qualche videogioco.
è come se un retro games richiami la nuova generazione. Vedere una carta con scritto l'unico anello con sembra le sembianze di un Frodo. L'unico anello, il sito anello dell'invisibilità. Ah, anello dell'invisibilità, scusa. Però c'era anche chiaramente un Frodo e un Gollum, quindi è un riferimento chiaro al Signore degli Anelli. Vedere la spada orpa, spada gigante, e vedere un Claude vestito, diciamo un pupazzetto vestito da Claude con la spada, insomma è un chiaro riferimento ad altri giochi che sono stati nella nostra vita durante gli anni. Anche questo, penso che questa sia la giusta chiave di lettura, o soprattutto la chiave del successo di questo gioco che sta spopolando, almeno dalle zone nostre sta spopolando. Per le considerazioni finali, diciamo che la Fair Games anche questa volta ha fatto un ottimo lavoro. A noi ci piace. Sì, soprattutto perché mi rievoca dai tempi. Siamo vecchi. Stiamo entrando sui 30 e fatto della scatola fatta bene, del regolamento spiegato bene, sebbene sia una carta. A parte questo, a breve vi mostreremo anche una piccola, vi faremo una recensione, una unboxing, una recensione. Non si può unboxingare del gioco di Spell Saga. Diciamo, è un gioco free to play, in cui l'abbiamo già stampato e pronto lì per giocare. Dobbiamo playtestarlo. E niente, credo che non c'è da aggiungere altro. Io ringrazio ancora i ragazzi della Fever Games, ringrazio ancora tutto lo staff che è sempre a disposizione di ogni mia mail, messaggio e quant'altro. Sarete ragazzi molto disponibili. Spero che questa recensione di prima vi sia piaciuta. Sì, spero che vi piaccia anche a voi la possibilità di esservi fatti un'idea di che gioco troverete a Modena, se vi andrà di prenderlo o no. Provatelo, soprattutto se vi piace, e comprate. Esatto. E per quanto riguarda noi, soprattutto per il Class 89. Esatto. E per quanto riguarda noi, dicevo, se vi va lasciate un like, commentateci, se non siete iscritti iscrivetevi. Noi ci piacerebbe avere un questo conto, un like, per capire che stiamo facendo un bel lavoro, che la cosa. Soprattutto se lo troverete o meno questo gioco. Esatto, anche dopo Modena veniteci a dire se vi è piaciuto o non vi è piaciuto, se la pensate come noi o se noi siamo soltanto esaltati da questo gioco e basta, proprio di parte. Vabbè, detto questo, ci vediamo nel prossimo video e buon gioco a tutti. Ciao ciao! Ciao!